Sono iniziate questa mattina le prospezioni georadar all'interno di Piazza 20 Settembre, in seguito alla richiesta del Comune di Fano al Centro Studi Vitruviani. Questa operazione ha come finalità quella di elaborare un progetto scientifico, ovvero indagare e capire che cosa ci sia nel sottosuolo, nel fulcro della città. Durante l'arco della giornata sono stati ispezionati tutti i punti grazie ad un sofisticato georadar. Per far questo ci siamo appoggiati, abbiamo attivato una collaborazione con l'Istituto di Studio del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il dottor Salvatore Piro. Quindi siamo, si può dire, ai massimi livelli in Italia per quanto riguarda le prospezioni geofisiche di tipo archeologico e anche in ambito urbano. E oggi abbiamo appunto iniziato queste prospezioni georadar e avremo quindi un'immagine di quello che si trova nel sottosuolo di Piazza 20 Settembre, un'immagine di alcuni metri, andremo a una profondità di almeno 5 metri per vedere appunto che cosa si nasconde al di sotto del lastricato. Sappiamo già che ci saranno dei cunicoli, delle gallerie, però ecco, una mappa precisa di queste gallerie non è stata mai realizzata. E ovviamente il georadar non ci dà indicazioni di tipo cronologico, quindi non potremo dire capire a che periodo risalgano le strutture che troveremo, insomma, che il georadar ci indicherà, ma sicuramente si tratta di un punto di partenza importantissimo per poi iniziare delle indagini future. Oggi faremo le prospezioni sul campo, mentre nel prossimo mese ci saranno le elaborazioni, fino ad arrivare a una ricostruzione 3D del sottosuolo. Ovviamente un'immagine che non sarà la ricostruzione 3D definitiva, una ricostruzione storica al 100% precisa, ecco, di quello che c'è, ma un punto di partenza per poi effettuare le future ricerche. È una di quelle zone non esplorate, ma che sicuramente ci porteranno delle sorprese importanti, perché qui siamo proprio nel cuore della vecchia città romana, il foro era poco lontano, qui vicino, c'erano sicuramente edifici in questa zona. Diventerà interessante per capire anche cosa è avvenuto dopo, anche del periodo medievale, e quindi sappiamo che ci sono cunicoli, ci sono degli spazi, quindi diventa importante per avere un quadro, una fotografia di quella che era la nostra realtà. Tra un mese avremo i primi risultati, questo è il primo step ovviamente. In base a quelle che saranno le risultanze, poi ci saranno altre iniziative per valorizzare e, perché no, magari se ci sono cose importanti, anche possibilità di visitarle, magari un domani possono diventare anche un'attrazione importante per noi e per chi viene nella nostra città.